Niente da fare, la natura non si comanda. La discesa di Santa Caterina è saltata per il troppo vento. Sono state provate tutte le soluzioni, l'abbassamento della partenza sino a quella del Super G, il rinvio di due volte l'inizio della gara. Ma a mezzogiorno il direttore della Coppa del Mondo, Marcus Vaal, ha definitivamente deciso la sua cancellazione. Questa discesa non verrà recuperata. Non c'è spazio nel calendario di Coppa del Mondo per altre prove di velocità. Appuntamento domani quindi per la combinata, alle 10.30 il Super G, alle 14 lo slalom.